Cari follower, bentornati sull'archivio del signor Santilio per un altro videogioco della cloaca dei desideri. Questa volta parliamo di un titolo relativamente moderno. Siamo infatti nel 2007 e questo videogioco chiamato Alpha Zylon è stato sviluppato da un gruppo di persone chiamato Team Six e pubblicato dalla Strategy First, che era nota in passato per altre cose anche molto più onorabili. Come vedete, per essere un gioco del 2007 la grafica è parecchio brutta, addirittura sono delle collisioni abbastanza folli. Qui sulla roccia potevamo camminare anche oltre di essa, fluttuando nel nulla. E fondamentalmente questo videogioco è diviso in due fasi. C'è una prima fase, questa, che somiglia un po' a Green Beret, diciamo un run and gun, ma neanche tanto run and gun perché avremo soltanto un coltello. E poi avremo una fase di first person shooter assolutamente scialba, anonima. Ma praticamente tutto quello che rappresenta Alpha Zylon a essere comico. La grafica fa un uso eccessivo, come vedete, dei vari effetti di lens flare, shader e cose varie, ma risulta comunque sempre bruttissima. Qui abbiamo questa fase in cui una macchina ci insegue, ma andando, non so, a 5 all'ora, 10 all'ora, tant'è che noi senza correre in maniera particolarmente tumultuosa riusciamo a distaccarla. Poi va avanti un po', rallenta, va avanti un po', rallenta, e questo è un po' lo spirito intero di Alpha Zylon. Come vedete la macchina si è schiantata su una bomba, però purtroppo i suoi pezzi mi hanno colpito, dovevo correre più veloce. Quindi diciamo che c'è anche una componente trial and error. Qui abbiamo fatto saltare una mina e siamo morti. Quindi sezione dopo sezione dovremo capire qual è il pericolo in quel preciso punto e imparare ad evitarlo. Allora, devo fare una confessione, io amo il trash, questo vabbè, forse già lo sapevate, ma Alpha Zylon in qualche modo riesce ad essere divertente, forse semplicemente perché è talmente brutto che uno vuole andare avanti, vuole continuare a giocare per capire quanto brutto riesce ancora ad essere in seguito. E devo dire che non delude mai le aspettative. Quindi qui stiamo vedendo fondamentalmente la prima sezione di gioco. Vi sono tre sezioni di gioco, questo non ve l'ho detto ancora. Tre missioni da superare entro un tempo limite, praticamente, che avete lì in alto a destra. In realtà poi la fase first person shooter funzionerà in maniera senza timer, praticamente. Qui invece vi porto alla seconda missione. Evidentemente noi siamo un agente super speciale che viene coinvolto in tantissime operazioni, e stavolta andiamo nella giungla. Mi pare fosse Colombia, non ne sono sicuro al 100%. Come vedete anche qui colori molto saturi, ma modellazione poligonale anche per quanto riguarda le piante estremamente povera, e dobbiamo fare attenzione qui, come avete avuto modo di vedere, alle trappole piantate nel terreno che non sono molto visibili. Come vedete c'è solo un piccolo alone, guardate qui, che mi prende se non lo salto nella maniera più opportuna. Quindi davvero elementi quasi ridicoli di ostacolo. Qui cerco addirittura di affrontarlo strisciando per terra con risultati ulteriormente comici. Nel frattempo ho fatto un piccolo skip nella mia partita, sono passato leggermente più avanti per farvi vedere qualcos'altro di questo livello. Anche perché ci saranno degli ostaggi da salvare, come vedrete, che a me fanno veramente ridere un sacco, perché scappano via in modo buffo. Eccoli qua. Dobbiamo innanzitutto accoltellarli per liberarli. Non si sa per quale motivo sono vestiti in elegantissimo completo bianco. E qua appassano attraverso le casse. E qui vabbè, fruttiamo nell'aria giusto per non farci mancare niente. E quindi questo, diciamo, è l'obiettivo secondario di questa missione. Qui doppia coltellata, addirittura volante in piroetta. È davvero un gioco che mi fa morire da ridere. Guardate qui come sono anche buffi i nemici, che sparano in direzioni totalmente diverse dalla nostra e comunque ci tolgono energia. Qui invece ci stiamo avvicinando ad una delle fasi più artisticamente alte di questo Alpha Zylon, ovvero il ponte sul fiume. Guardate qui quanto è grezzo l'effetto dell'acqua. Meno male che ci sono le schede grafiche moderne che riescono a fare tutto questo, perché altrimenti chissà cosa ne sarebbe venuto fuori. Insomma, qui dobbiamo piazzare delle bombe, ma insomma c'è questo effetto ultramoderno dell'acqua che fa il paio con una implementazione di tutto quanto il resto assolutamente non professionale, estremamente amatoriale.
E poi la telecamera si prende delle licenze per sottolineare momenti salienti, come questo, che sono davvero poco convincenti. Anche questa volta sforiamo nel tragicomico. Ad ogni modo è il caso di andare avanti e vedere qual è l'ultimo stage, il terzo, proposto dal gioco. Ricordiamo che questi possono essere selezionati liberamente, non dovremo per forza completare il primo per vedere il secondo e il terzo, no? È una scelta iniziale assolutamente libera. Qui abbiamo questi nostri, diciamo, complici che ci fanno strada. Sono forse quelli vestiti di bianco che abbiamo liberato prima, non lo sappiamo. In ogni caso, qui siamo veramente di fronte ad una fase run and gun con questi nemici che ci vengono incontro, noi che corriamo incontro a loro con una pistola e dovremo ammazzarli strada facendo. E anche in questo caso le meccaniche sono implementate in maniera ridicola, perché i colpi non colpiscono appunto direttamente i nemici, si spostano nell'aria abbastanza imprevedibilmente, ma essi comunque cadono a terra. E anche se loro non ci colpiranno direttamente, noi perderemo energia. Poi è bello come muoiono esattamente in linea retta tutti quanti nello stesso modo. Qui l'abbiamo mancato clamorosamente e comunque muore senza problemi. Notate quanto sia ripetitivo, è sempre uguale, tutto. Poi ogni tanto troviamo questi tizi che ci lasciano dell'energia, qualcosa, e si vanno a fermare sul bordo del palazzo. Questo frutto nell'aria, tanto perché abbiamo capito che questa è regola comune in questo videogioco. Qui dobbiamo semplicemente superare questi qui. C'era uno che faceva da ponte, un morto che ci faceva da ponte. Ecco, poi insomma va avanti così fino alla fase finale, che non vi spoilerò perché comunque dovete godervelo questo Alpha Zylon. Io vi saluto, vi consiglio di comprarlo su Steam, costa meno di 5 euro, in offerta lo trovate anche a molto meno, ed è talmente brutto che non può essere perso. A presto.